tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo episodio, una puntata di Rome 2 Total War, l'era di Sparta. Dovevamo combattere le forze di Atene a Lepanto, quindi bando alle ciance e ci vediamo dall'altra parte. Ok, eccoci qua, scusate di nuovo, stesso bug di Empire, penso, non so cosa sia dovuto, comunque. Penso sia dovuto al fatto se è al tab, non vedo cosa state facendo. Comunque abbiamo subito delle perdite. Inizio politica molto bene. Vai via, sono distratto un attimo. Ok, questi sono in fuga, vai a pigliarli. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che Questi qua ho spettacolo di morte. sopravvalutato di parecchio la... i giovani spartani che mi hanno fatto una brutta fine, poverini. I giovani spartani sono inutili come la merda. Ok, questi andiamo qui a prenderli. Giavellottisti, ok, adesso questi possono finalmente passare qui indisturbati. Sì, però voi vi prendete tutte le frecce, madonna, perché non avanzano con lo scudo? Speravo fosse... Madonna, quelli quando camminavano storti. Comunque... Oh, andate lì! Ok, questi stanno scappando, adesso via morite. Via, morite. Stop, stop, stop. Ok, questi li abbiamo fatti fuori. Prova a caricarli alle spalle. Adesso se ne accorgono. No, voi dovete andare qua a chiudere questi... Diciamo che speravo di ottenere meno perdite, ma anche qua come... Ci sono... Con gli scudi in avanti non si fanno nulla, vabbè. Ok, questi sono chiusi. Vabbè, almeno qua stanno combattendo, vediamo com'è la situazione. Situazione più che positiva. Ok, questi sono lance, quindi è meglio che scappi. Ok, qui ci dovrebbe essere una situazione che siete chiusi tra due fuochi, quindi morite. Bello, perché la cavalleria leggera non serve proprio a una fava, neanche contro i giavellottisti ce la fanno. Passa di qua. Ok. Passa di qua e vai di là. Speravo in una battaglia un po' più easy, ma si è rivelata essere... Ah, questi non li ho usati in compenso, mi sono dimenticato. Molto bene, passa di qua. Ok, vai qui. Vai qui e poi vai qui. Ok. Mentre questi... Dov'è la mia cavalleria leggera? Sta andando, ok. Sì, però di corsa, grazie. Anche se siete un po' stanchi, non ci interessa. Javelin Man, passati qua. Cosa bella è che puoi farli passare per le strade, quindi vedete, scelgono la strada che è più veloce. 150% di velocità. Questi hanno ancora voglia di... Cioè, ragazzi, questi qua... Vedete perché vi dico che è una cosa abbastanza senza senso sto gioco? Perché comunque, guarda, siamo 4 unità contro 2, una. Circondate da ogni lato, dovrebbe essere boh, falla finire in fretta, tanto non è che siete presi da più lati. Nei vecchi giochi Total War, soprattutto in Medieval, mi ricordo che quando succedeva una cosa del genere, era la fine. Qua non ho fatto una bella mossa a caricare i giavellottisti in avanti. Ok. Oh, questi mi inseguono. La battaglia sta volgendo in nostro Vabbè, ma favore. ci mancava ancora che non volgesse il nostro favore. Oh, questi qua dopo 3 ore hanno deciso di scappare. Dopo essere stati asserragliati da tutte le parti, hanno deciso di scappare, era ora.
Bam! Oh madonna, quello se l'hai preso proprio nel collo la lancia, l'ho visto. Cioè, guardate quante uomini hanno perso questi. Madonna. Non c'è una. Un muro di oppiti non serve a nulla. Oh, termina battaglia, perfetto. Diciamo che come prima battaglia dopo parecchio tempo è andata parecchio male. Comunque termina battaglia, vediamo un po'. Vittoria di misura, no, salva replay, non serve proprio nulla. Ok, il nostro amico ateniese viene sgozzato. Saccheggia, denaro guadagnato, no, occupiamo solo. Commander. Ok, abbiamo conquistato questa bella città di Lepanto adesso. Lepanto. Secondo le leggende, discendenti di Eregald costruirono la prima flotta a Lepanto, prima che la loro invasione nel Peloponneso. Tuttavia, il loro piano fallì, gli Ateniesi presero il controllo della città nel 455 AC. Noi siamo nel 432, quindi 20 anni fa. Con l'intento di usarla come porto strategico. Adesso ce l'abbiamo noi, il porto strategico, fottetevi. Possiamo costruire, no, possiamo anche... Questi uomini si stanno riprendendo anche velocemente, per fortuna. Giovani spartani utili come la merda. Argo, ho notato che nel... qui intanto abbiamo finito. Cosa possiamo fare? Questo ci dà più abilità offensive. No, navali non ci interessa. Facciamo questo, va. Due turni per fare questo, vai. Argo, eccoti qua, ci deve dare... Ah, il transito militare ce l'abbiamo già, ok. Accordo commerciale, non ci avevo pensato. Grazie Argo. Grazie mille Argo Arghina. Ok, quindi questi qua, che dovrebbero essere abbastanza cazzuti come esercito, oddio. Sono più o meno forti come gli altri, ma si andranno a riunire a Lepanto. Patrasso, tu come mi vedi, Patrasso? Sennò ti attacco proprio di brutto. Patrasso, Patrasso, PPP, non c'è la P. Corinto. Sì, porca. La Lega Achea si chiama. Che altri territori ha la Lega Achea, scusatemi. Nessuno. Comunque relazioni non positive con loro. Sono Achei, mentre noi abbiamo la cultura spartana. Amichevole con loro. Vabbè, non c'è, questi qua potrebbe essere Patrasso. Prendere Patrasso potrebbe essere proprio una bella idea. Che idea, sarà perché... basta. Ok, quindi... potremmo continuare a reclutare altri uomini qua. Ad esempio, cavalleria leggera che è utile quanto il piscio. Fammi altri arcieri. Due di arcieri. Anzi, iniziamo così. Ok. Anche tu potresti reclutare qualcosina. Allora, a parte che tu devi migliorare, quindi. Più uno all'autorità. Chi sei tu? Chi sei? Come ti chiami? Spartani reali, sì, ma chi sei? Generale, dimmi il tuo nome! I fumi di Zeus da Brasida. Brasida, sei un mio familiare? No, sei un altro stronzo. Assicuriamo una promozione al nostro capo. In modo tale che abbiamo aumentato il potere in politica. Esatto, vedete, noi abbiamo 28 di gravitas. Più 5 alla ricerca. Abbiamo un bel po' di punti di abilità positive. Abbiamo tolto un po' di potere a questi schiavi. Ok, comunque. Più una la gravità per turno, quindi è automatico più una la gravità per turno in tutti i casi. Difensiva, offensiva io la voglio, non c'è nessun aiutante, va bene così come emblema. Potremmo costruire a Pilo, Pilo. Dov'è Pilo? Anche a Cerigo, anzi a Cerigo, facciamo il porto nuovo. E direi che possiamo passare nettamente il turno.
Ok, siamo in autunno e Esiodo canta Esiodo, Esiodo canta ai lori del venerabile autunno quando la terra ripaga la ricchezza e l'attenzione che ha ricevuto durante la primavera. C'è abbondanza di grano, il tintinnio delle case. Vabbè, siamo in autunno. Allora, attenzione. L'Olimpiade è quasi finita e molto presto avremo di nuovo, i giochi. Vabbè. Onore a Zeus, il padre degli dei. Verranno in tanti da lontano assistere all'intrattenimento. Per preparare una scelta. Invia un messo per mostrare. Basta prendere supporto alla competizione. Mandiamo un contendente, una via di mezzo, dai. Posizione completata, popolazione incoraggiata. Dove? Ok, nella nostra città, va bene. Popolazione travagliata in Etolia. Che qua giù, vabbè, ci sta che in Etolia siano un po' incazzati perché la situazione non ti piace, vabbè, però. Adesso ti recluto anche degli arcieri, va? Ok, qua intanto io vorrei che tu questa gente è un diplomato, un nobile. E i nobili hanno la capacità. No, non voglio congedarlo. L'ho mandato qua perché ha la capacità di convertire la gente di questa città. E non è male. Visto che questa città, la mia cultura eolica, mentre noi la vogliamo dorica. Quindi vai, rapporto del furiere, molto bene. Tu perché non sei passato? Noi dobbiamo attaccare, aiutare qui a fare un po' di scorribande, quindi vai. Vai, vai. Con questi 3.000 potremo fare un altare, ma ci consumo del cibo. Potremmo creare a Pilo, aumentiamo Pilo, facciamo a Pilo che si trova qui, luogo di ritrovo, va, facciamo un luogo di ritrovo. Luogo di ritrovo. Insediamento mercantile, insediamento agricolo, insediamento civile. Più 100. Io farei un insediamento civile qua. Anche perché, anzi, o mercanti, qua è un importante. Io farei un insediamento commerciale, mercantile, quindi, ok, vai. Poi abbiamo finito i dindindini. E quindi passerei di nuovo il turno. Ok, nel passaggio del turno, a parte, vabbè, Olimpiadi riuscite, perfetto, più sei all'ordine pubblico. Meno 10 dei mercenari. Meno 3 di mantenimento di corpo a corpo, vai, va bene, fai quello. Qua abbiamo un imperium più 1 nel turno dello schieramento politico. Vabbè, questo non ci interessa poco. Persone, dovremmo reclutare una spia. Dovremmo reclutare una spia. Eccola qui, la spia. Ci costa anche parecchi soldini reclutare una spia, quanto vedo, eh. Sono tutte e tre uguali, quindi, vabbè, dovremmo leggere gli effetti, astuzia. Raggiro, tenta. Assassino, trova un traditore più 5% di esito positivo, più 1 all'ordine pubblico dei grandi personaggi. Intercetta ordini, più 6 la capacità di movimento sulla mappa. Più 4 attività produttive. No, mi interessa questa che intercetti gli ordini. At your service. Ok, quindi questa mi può intercettare gli ordini, mi è molto utile. Tu prosegui. Comunque questi stronzi hanno provato a attaccarci qua, c'erano delle navi di Atene, sono scappate con la coda fra le gambe. Quindi bisognerà creare un nuovo esercito. Perché adesso vero, mi ricordo che le truppe possono anche sbarcare. Me ne ho dimenticato. We hunger for battles. Potremmo. Questo esercito lo lascerei qui di supporto a. Anche se Zante. L'isola di Zante, minchia. Vai all'isola di Zante. Gathering supplies. Ok, questi si stanno riprendendo.
Recluta una cavalleria e un... Vabbè, recluta una spia, pratica clandestini, va bene. Potremmo costruire la polis. Polis. Potremmo costruire una polis. Oppure qui a Lamia. Più 4 al cibo. Facciamo più 4 di cibo qua. Ok. Facciamo l'ultimo turno e vediamo cosa succede. Ok, che la bellezza del corpo umano sia lodata durante le gimnopedie, forse, che fanno parte della tradizione spartana annuale. Da secoli i giovani della nazione fanno sfoggio delle loro abilità marziali e del loro valore. Vabbè, per un turno più 4 all'ordine pubblico, molto bene. Questo sta migliorando, l'ordine pubblico molto bene. Noi siamo a Corinto intanto qui. Ready for battles. Ok, siamo in territorio spartano. Attenzione, amico mio, perché siamo in territorio spartano. Tu devi... aumenta la pressione fiscale, proteggere... Vabbè, forse potevo tenere la carta, non è un dignitario questo, fanculo. Ok, qui stiamo ancora reclutando. Rapporto di costruzione, abbiamo finito quello. Quest'uomo... Sboccato. Vabbè, è sboccato questo generale, poverino. Mentre a Pilo... Gimna, centro di per gli atleti. Si allenano nudi. Porcelli. Facciamo questo. Facciamo che si allenano nudi, così tutti nudi. 80 di marmo. Vai, sono un convinto sostenitore del marmo io. Tu prosegui. Scusate, questa città come si chiama? È Lea. Qua c'è Olimpia. Ma manca il nome a sta città. Dormo son destro. Questo è un bug. Manca il nome a questa città. Qui c'è Patras. Manca il nome a sta città. Forse questa è boh. Non lo so. Questi bug di merda. Vai via, ho capito la città di, la storia di Lea. Ready for battles. Molto lungo però arrivare nei territori dove dobbiamo arrivare. Siamo arrivati in terra ateniese. Dobbiamo andare a prendergli. Questo è un posto molto po importante. Laurion. Quindi se riuscissimo a far così gli prenderemmo Laurion, non sarebbe niente male. Vabbè, finiamo ancora un turno, dai, facciamo visto che è durato poco, davvero facciamo ancora un turno. Ok, siamo giunti in inverno, la furia di Somale... Vabbè, siamo in inverno. Sacrificio degli iloti, schiavi... Va bene. Truppe arruolate. Popolazione motivata. Costruzione completa a Lepanto. Ok. Oh. Come guadagniamo così poco? Devo vedere nelle casse dello Stato da cosa è dovuto. Mantenimento dell'esercito. Introiti. Forse... Non so cosa sia dovuto, probabilmente qualche merda ci... Gli eloti, gente infima e indegna della nostra vita. Schiavi meno 50, declino. Ma non dovrebbe esserci problemi, però guadagniamo molto di più prima. Forse perché è l'inverno. Vabbè, noi andiamo a Zante sempre, vai verso Zante. Puoi andare... Sì, puoi andare a prendere il largo... Mica, guardate quanto ci mette per fare un turno, porca miseria. Cioè, è eterno il trasporto delle unità. Nevica in Grecia, non si è mai vista la neve in Grecia. Forse sì, un po' sulle montagne. La seconda guerra mondiale è sulle montagne della Grecia. Wow, ok. Ma in bassa Grecia la neve. Allora, qui intanto... Comando. Guarda quanto si muovono lente. Metti modalità assalto. Assume questa modalità a costo... Con le fazioni razziate. What you don't steal, burn, baby burn, baby burn. Ok, un bel calo di FPS per la neve. Ready for battles.
Tu reclutami altri di questi, grazie. Ok, a posto. A posto, a posto. Vabbè. Ok, magari andrò un po' avanti con la campagna perché sta di davvero diventando che è davvero lenta come campagna. Vediamo questo anche. Quindi, per questo episodio è davvero tutto, un saluto e alla prossima. Ciao ciao.